La rassegna stampa è offerta da... Martedì 9 luglio, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, Il Messaggero, immigrati, la scossa del Papa, storica visita di Francesco a Lampedusa, no alla globalizzazione dell'indifferenza. Ha deposto una corona di fiori in mare, non sappiamo piangere mai più morti. L'abbraccio con i migranti, io non vi lascio più soli. Da ottobre via la sanità europea, cure all'estero, la ASL paga il conto, gli italiani potranno scegliere di ricoverarsi in ogni ospedale dell'Unione Europea. Il PDL frena su Saccomanni, Zanonato, IMU, giù a case e aziende, Brunetta, decreto lavoro da riscrivere. Tragedia a Taranto, fulmine in spiaggia, muore un bimbo. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, fulminato in spiaggia ragazzino di 12 anni e grave il cugino di 14, prima un cielo nerissimo con tuoni e saette e poi il nubifragio su tutto il Tarantino, strade allagate e molti danni. I due di Altamura in vacanza a Campomarino, la scarica forse attirata dagli occhiali metallici. Lampedusa, migranti, il grido del Papa, in 10.000 accolgono Francesco nella sua prima visita pastorale, in 8 anni 30.000 morti. Siamo ormai incapaci di piangere, appello ai governanti, una corona di crisantemi in mare e il saluto per il Ramadan. Puglia di sangue, un'altra sparatoria in piazza, a Bari, ferito un pensionato, a San Cesario ancora caccia al killer. Ilva è subito battaglia, una raffica di emendamenti sul commissariamento, a Ginosa sindacati all'attacco di Natuzzi. La Gazzetta di Lecce, omicidio Zuccaro, il sospettato è Lorenzo Arseni, a ottobre un attentato incendiario contro il bodyguard ucciso domenica, ma dell'indagato ancora nessuna traccia. La vittima sentiva di essere in pericolo e sabato era rimasta insolitamente a casa per tutta la giornata, anche la sera. No alla notifica per posta, vittoria legale per un ristoratore di Colle Passo, Equitalia dovrà restituirgli quanto versato. Il Tribunale annulla le cartelle esattoriali inviate per raccomandata. Prodi incantato dai tesori salentini, ammaliato dal Salento, a margine delle sue riflessioni sul cambiamento, Romano Prodi elogia la provincia di Lecce, una delle più belle del mondo, e la esorta a fare uno sforzo per allungare la stagione. Concludiamo con il quotidiano, il killer è in fuga, sanno chi è, ha un nome l'assassino del bodyguard, momento incerto, forse un regolamento di conti. Caccia ad un 47enne di San Cesario, ha sparato davanti alle telecamere. Orrore in spiaggia a Maruggio, fulmine uccide un bambino, colpiti due cuginetti, uno è ferito. Usura, indagato un avvocato, la vittima è un commerciante, interessi annui del 120%, scattano le indagini a Gallipoli. Sotto inchiesta sei medici per la morte di un feto, Copertino, la denuncia viene da Nardò. Lo spot di Prodi nel Salento, un gioiello ogni 8 chilometri. Tragedia a Campomarino, ucciso a 12 anni da un fulmine, colpito mortalmente in spiaggia, ferito il cugino, ambulanza del 118 bloccata dagli alberi sulla strada. Shock tra i bagnanti, quel ragazzo bello come Harry Potter, angoscia e incredulità tra la gente, abbiamo ancora i brividi. Scena spaventosa, dopo il tuono l'ho visto crollare, la testimonianza di un muratore napoletano. Il sindaco allertati quando c'era già la bufera. Affinamento beffa, spesa da 50 milioni, ma impianti vuoti costruiti per garantire il riutilizzo dell'acqua, ne funzionano 5 su 29. Depuratori anno zero illegali e inquinanti, sinora sono rimasti inutilizzati 300 milioni di euro. Sindacati in campo, occorre una svolta o sarà sempre crisi, CGIL, CISL e UIL chiedono un incontro con la regione, le distanze vanno superate, la Capone condivide. Cassa in deroga, allarme Salento, nel giro di un anno è cresciuta del 900%, in grave difficoltà il comparto commerciale. Gasdotto, SEL dice di no e incontra i NOTAP, gli attivisti chiedono un intervento forte da parte del governatore Vendola. Prodi, nel Salento c'è un gioiello ogni 8 chilometri, l'ex premier in bici ha scoperto le bellezze che questa terra deve saper valorizzare. Giustizia in tilt, sciopero, 90% di adesioni, avvocati uniti contro il ministro, bloccate sino al 16 luglio le udienze civili e penali. Mediazione tribunali soppressi, la cancelliera rifiuta il confronto, la posizione di Antonio De Giorgi, componente del Consiglio Nazionale Forense. L'Odeon negato all'arte, la soprintendenza dice no alle associazioni che ne avevano chiesto l'utilizzo per un progetto. L'immobile chiuso da anni sarebbe stato risistemato. Killer filmato dalle telecamere, scatta la caccia ad un 47enne, Lorenzo Arseni indagato per l'omicidio di Gianfranco Zuccaro. Parla un collega, ho sempre temuto che gliel'avrebbero fatta pagare cara, Raffaele Puce conosceva la vittima, dopo una lite erano diventati amici. I due avevano un appuntamento, si cerca la risposta nel cellulare, sequestrata anche l'automobile della vittima.
La discussione davanti al bar, poi all'improvviso gli spari nelle immagini acquisite dai carabinieri, le fasi iniziali del delitto. Violenza allo stadio, parlano gli ultra, oggi gli interrogatori di garanzia degli 11 arrestati nel blitz di sabato scorso. Barroccio, il dissequestro è più vicino e il GIP Simona Panzera ordina di rimuovere la parte tendata, oggetto dei sigilli di un mese fa. Invasione Blatt, il comune dichiara guerra, intensificati gli interventi di deblatizzazione, Guido, situazione sotto controllo. Corsa al rettorato Zara Carduccio, Laudizi, si vota alle urne in 1382. Seggi aperti dalle 10 alle 17 all'Ecotecne e poi lo spoglio a partire dagli amministrativi. Copertino, nato morto in ospedale, indagati altri tre medici. L'indagine partita dalla denuncia di una 36enne di Nardò e del marito. Sei i professionisti coinvolti nell'inchiesta, oggi l'autopsia sul feto. Borgagna, assalto armato alla Total Erg, paura e un ferito, un bottino di 1.500 euro colpito alla testa con il calcio della pistola, il padre del proprietario. Parabita, traffici di droga, chiesti 60 anni, requisitoria del PM nel processo a 6 imputati accusati di associazione per delinquere. Altri 14 giudicati in abbreviato, tra loro il pentito Donadei. Gallipoli, prestiti con usura, indagato avvocato, un imprenditore la vittima che subì il pignoramento della casa. Galatina, mega parco, la decisione a Bari, al via la conferenza dei servizi sul progetto Pantacom per la costruzione del centro commerciale in località Cascioni. Infine lo sport, Ferrario, scacco a Lecce e Carcuro si allontana. Bene, la nostra rassegna termina qui e più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...